Esibizioni, concerti e tante iniziative in tutta sicurezza. Torna a brillare l'anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia con E luce ma le stelle, la rassegna artistica che si inserisce nelle manifestazioni dal vivo promosse dal Comune di Fano. Grazie alla sinergia con la Proloco, la Fondazione Teatro della Fortuna, l'Orchestra Sinfonica Rossini e con il sostegno della BCC viene proposto un programma ricco e variegato in cui i protagonisti saranno le realtà e gli artisti del territorio. Questo fantastico progetto è nato l'anno scorso, dove noi come amministrazione mettiamo a disposizione un bellissimo spazio della città proprio in riva al mare, un'arena vera e propria dove si può fare spettacolo, la mettiamo a disposizione di tutte le realtà locali che vogliono esibirsi. Ci sarà un programma molto ricco, quindi dal 3 al 18 di agosto con l'Orchestra Sinfonica Rossini, in collaborazione col teatro, con un bellissimo festival, insomma con serate di moda, serate teatrali. Così si completa il progetto Fano en plein air, perché con musica mare a Ponte Sasso, con le attività in centro storico del mercoledì degli artisti, anche del giovedì dei bambini, con le attività Torretti, anche con l'attività Sassonia, con gli spazi presi all'aperto dalle attività economiche, si completa un progetto che vede la nostra città viva ma in totale sicurezza. Gli eventi si svolgeranno dal 3 al 18 agosto. Si inizia con due serate all'insegna della danza e si prosegue con il teatro, la poesia, la moda, una commedia dialettale del GAF e i concerti dell'orchestra, per poi passare al Festival della Fortuna, ai comici del San Costanzo Show e alla notte medievale a cura della Pandolfaccia che chiuderà la rassegna. La gestione dell'area, della sicurezza e delle prenotazioni è in capo alla Proloco. I posti a sedere sono poco più di 500 e i biglietti, che vanno da 2,50 euro a 12 euro in base agli spettacoli, tranne qualche iniziativa che ha di ingresso gratuito, sono già disponibili su liveticket.it. Invece il programma completo può essere consultato sul sito visitfano.info. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, che fu un grande successo, ci siamo riproposti. Naturalmente in questo caso, come sempre, noi diamo una mano alla città, all'amministrazione, perciò tanti, dopo sto Covid per la ripresa, tanti eventi e noi ci siamo in quasi tutti gli eventi. E i biglietti possono essere acquistati anche sul posto? Sì, i biglietti possono essere acquistati una sera anche per le altre sere, perché la biglietteria sarà sempre lì funzionale dalle 19 alle 23. Tutte le serate, volendo, i biglietti si possono comprare anche a Treponti, alla nostra sede della Proloco, perciò il mattino c'è sempre la ragazza disponibile, perciò acquistate.